Martino, ennesimo gol per te quest'anno, ci avevi davvero creduto? Sì, non siamo morti come dicevo, ci dispiace per quello che è successo col Frosinone, ma sentivamo troppo quella partita, secondo me abbiamo dato troppo e non abbiamo ragionato anche nelle difficoltà, però oggi secondo me la prova della squadra è stata tutta di cuore, sudore e attaccamento alla maglia, perché tutti noi siamo attaccati a questa maglia, alla città. Secondo me è una partita rubata, mi sono proprio stufato perché secondo rigore inesistente, la portavamo noi a casa, però altri episodi tutto l'anno, è inutile che lo ripeto, col Pescara e altre decisioni, però siamo sempre zitti, adesso andiamo avanti e giovedì ci giochiamo come oggi parte della stagione. Giovedì arriva il Catania, oggi ha vinto, il punto di oggi può essere utile secondo te? Sì, è sempre utile perché comunque non siamo morti, l'ho ripetuto prima di Frosinone, ci credevo anche dopo Frosinone, sono stati, ripeto, errori che sentivamo troppo quella partita, quindi può succedere. Oggi secondo me è stata la prova che siamo vivi, non molliamo e adesso giovedì con serenità, con calma, con cuore, testa, diamo tutto per questa maglia. Nel finale, insomma, il Modena ha provato di tutto, Perucchini è stato davvero straordinario. Sì, Pippo è stato straordinario, ma è stato straordinario tutta la squadra, secondo me, perché, lo ripeto, la squadra non sono io, non sono altri i singoli, sono il complessivo di tutta la rosa. Quest'anno non meritavamo tante sconfitte, stiamo in piedi, non molliamo e niente, ripeto, oggi è l'ennesima partita che secondo me è stata rubata.